Siamo? Siamo pronti? Li abbiamo presi. Eccoci qua. Prendo da questa parte. Facciamo uscire da casa. Facciamo le ciabattine, con le sue ciabatte da casa. Come ti chiami? Giorgia, da dove vieni? Signori, Ravè! I sacrifici di queste persone che arrivano fin da Ravenna, fin qua, chilometri e chilometri. Cari amici, come ti chiami? Laura, da dove vieni? Cervia! Salutiamo gli amici di Cervia, anche te insomma hai fatto tanta strada, e passiamo pure a quest'uomo così barbuto. Tu come ti chiami? Marco, da dove vieni? Ma dai, signori, Cervia! Gallipoli, Otranto, Catania, siamo nella nostra Romagna. Allora, visto che sei così un po' cervo, facciamo una storia di cervi questa sera. Tu dovrai entrare in casa della tua amante, però dovrai entrare così, danzando, un po' così come Roberto Bolle, e ti metti seduto nel divano ad aspettare la tua amante. Chi è di voi due che nella vita ha già fatto l'amante una volta nella vita? Te. C'è il vino buono. Allora devi prendere quell'ormone unico che hai, grande grande, dentro di te, e scatenare quell'ormone su di lui, così, sì, io faccio gli affondi. Tu dovrai fare invece la moglie gelosa, arrivi e li prendi tutti e schiaffi. Se vuoi toglierti anche una ciabatta da avere in testa, puoi farlo. Sei pronto? Vai, cazzi, entrando in casa della madre, come ho fatto io. Signore, gli uomini di Cervia, metti pure seduto là sul divano, siedi sul divano, aspetta, ma quella è la rampa del ciclista, metti qua, siedi sul divano così, ecco, così non sempre proprio sul divano, è sempre in un'altra stanza della casa. Lo trovi, ha avuto mal di pancia. Signori, che panterona, vai, aggressiva. Mentre noi ci prepariamo per la prova di coraggio. Signori, fuori le gazzelle! Giorgia, stai calma, stai tranquilla, rilascia. Ma non c'è!